rosa come donna, rosa come prevenzione. Anche quest'anno il mese di ottobre si tinge di rosa, colore che porta subito alla mente l'importanza della diagnosi precoce delle malattie che affliggono le donne. Un tema più che mai importante in questo periodo, quando la pandemia ha catalizzato l'attenzione sulla crisi sanitaria, trascurando però le problematiche oncologiche. Il tumore al seno colpisce una donna su 9 ogni anno. Nel 2019 sono state circa 53.000 ad aver fatto i conti con questa malattia. Prevenire e diagnosticare con tempestività sono due elementi importanti per combattere il cancro, così il mese di ottobre diventa, come da tradizione, il momento per controlli gratuiti e visite di prevenzione. I numeri della ricerca hanno raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, alzando fino all'87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. L'ILT, AIRC, ANCI e ANDOS, l'Associazione Italiana Lotta contro i Tumori, quella per la ricerca sul cancro, quella nazionale dei comuni e l'Associazione Donne Operate al Seno, sono ancora una volta in prima linea insieme per combattere questa malattia. Ad ottobre, infatti, le donne potranno eseguire visite al seno gratuite in ogni regione d'Italia, nelle sedi provinciali LILT e nei circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, previa prenotazione. Il colore rosa ad ottobre campeggerà anche sui monumenti simbolo dei principali comuni italiani che aderiranno alla campagna Nastro Rosa promossa proprio dalla LILT, un segno concreto fatto per sensibilizzare le donne e promuovere la cultura della prevenzione, che passa anche attraverso corretti stili di vita. Iniziative che si moltiplicano in tutta la penisola perché prevenire in molti casi vuol dire vivere.